Saranno i filmati acquisiti dai carabinieri di Villa San Giovanni a svelare chi e perché ha agito appiccando il fuoco alla porta d'ingresso dello studio legale della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. Secondo le prime indagini coordinate dalla Procura di Reggio sull'intimidazione consumata sabato sera, è emerso che un'auto di colore chiaro con a bordo almeno due persone si è avvicinata al portone dello studio legale. Dal lato passeggero è sceso un uomo con il volto parzialmente coperto e in mano una sorta di secchio giallo, simile a quello utilizzato dai muratori. Lo stesso si è poi abbassato davanti all'ingresso dello stabile per posizionare la benzina e ha appiccato il fuoco. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato la fiammata e la fuga dei due soggetti a bordo della stessa auto. I carabinieri hanno sequestrato non solo le telecamere di via Umberto I, ma anche quelle delle strade vicine nel tentativo di individuare la targa del mezzo o elementi utili a identificare i due soggetti. Il principio di incendio fortunatamente non ha provocato molti danni, perché segnalato quasi nell'immediatezza da un passante che si trovava nella zona con il proprio cane. A distanza di 24 ore, tantissimi gli attestati di stima e di solidarietà al sindaco di Villa. Il messaggio che sta passando è questo, che questo è un gesto infame nei confronti non solo dell'amministrazione che io rappresento, ma nei confronti della città che io rappresento. Abbiamo avuto tantissime attestazioni da parte dei partiti politici, dei segretari nazionali, quindi diciamo Villa in questo momento non è assolutamente isolata. Purtroppo ieri ha indossato una maglietta nera perché qualcuno ha voluto sporcare questo percorso di crescita e di rigenerazione della nostra comunità, però tutte le parti buone delle associazioni, dei movimenti, tutti i sindaci della regione Calabria mi hanno scritto, mi hanno telefonato, mi hanno detto non basta la solidarietà, vogliamo dimostrare concretamente di essere accanto alla città di Villa San Giovanni, e questo vuol dire che il cammino tracciato per questa comunità è quello giusto.